Ciao a tutti, ben ritrovati al mio vlog. Sapete cosa dovete fare? Dovete mettere un mi piace subito e poi partiamo tutti insieme. Ricordando un po' Sanremo New Talent 2020. Da Sanremo New Talent, un altro talento in ascesa, forte, a mio parere, che la giuria oltretutto ha premiato con il premio senior, è qui con noi, si chiama Silvio Merlin, e poi facciamo due chiacchiere con lui con l'intervento di Maria Teresa Ruta. Regalami un sogno, anche solo fino a domani. Voglio lasciare la parola a Maria Teresa Ruta, che ti ha visto anche dal vivo e che adesso esprime qualche parola sul video e sulla canzone. Assolutamente, ho conosciuto Silvio a febbraio durante l'ultima edizione di Sanremo New Talent a Sanremo ed è stata una rivelazione, poi una rivelazione vocale, canora, sul palco naturalmente, io ero in giuria e gli ho dato alcuni tra i massimi voti, tanto che gli hanno consentito ovviamente insieme agli altri giudici che erano tutti d'accordo con me di vincere il primo premio. Quello che poi ha fatto Roberto Zapp è stato quello di conoscere Silvio. Silvio sul palco dà una bella parte di sé, ma Silvio è tanta roba. Silvio è veramente tanta roba, perché ha la capacità di scrivere dei pensieri, delle frasi, dei concetti, esprimere dei concetti che sono di tutti. Ecco, diciamo che Silvio per me, per certi versi, è un nuovo Vasco. Io una vita voglio piena di guai. Veramente lo dico, è tutto un altro genere, è tutto un altro genere, non ne importa, però sono quelle persone che quando scrivono in ogni canzone lui esprime due o tre concetti e quelli li ribatte e fa benissimo, e sono concetti che sono di tutti quanti noi e ci entrano dentro, quindi ha una grandissima capacità ed è per questo che in effetti con Silvio, devo dire la verità, ci stiamo un pochino lavorando, ecco, sì. Perché ci è veramente piaciuta tutta la sua storia, la sua vita, addirittura ci sta aiutando a scrivere delle canzoni per altre persone, è incredibile. Silvio è una persona veramente incredibile, che credo possa fare uno straordinario percorso. Non è Giulia ha 15 anni, Silvio non li ha più, ma non ha importanza, perché quello che abbiamo da raccontare, ci sarà sempre un momento in cui sarà importante raccontarlo, e questo è il momento di Silvio. Con la vittoria di Sanremo New Talent sicuramente credo che Silvio possa aver trovato con Davis, con Roberto Zapp, le persone che l'hanno forse finalmente scoperto tutto, perché sul palco, come dicevo, si vede una parte di Silvio, ma Silvio è tanta roba. Rieccoci qua, partiamo con le domande che mi avete mandato per posta e adesso rispondo. Parliamo un po' di te. Come è nato tutto? È nato inviando un'email, una canzone che io avevo scritto, che si intitola Piccoli Ricordi. Ho visto un talent che si chiamava Sanremo New Talent e ho inviato la canzone per scherzo alla vigilia di Natale. Ed è successo, combinazione, dopo due giorni mi chiamano, mi dicono: guardi, siamo interessati se viene a cantare a casa Sanremo. E io lì, ovviamente, ho pensato subito che fossero degli amici che facevano gli scherzi. Anche ho detto, boh, allora sarà vero. Mi ha richiamato, ritelefonato dicendomi: no, ma guardi che veramente sono il patron di questo talent e tutto, siamo interessati, devi venire giù a cantare. E poi alla fine è andata bene, ho vinto anche il premio, diciamo, della categoria che si chiama senior. Ovviamente sono vecchio, quindi non posso farci niente. Parlando di Sanremo, come vedi il futuro della musica italiana, specie con questa pandemia? Allora, parlando di Sanremo, devo essere onesto, come tanti di voi, non lo guardavo più. Lo guardavo quando ero piccolo, poi ho smesso di guardarlo. Poi ho iniziato ovviamente a frequentare di nuovo il mondo da un'altra parte, cioè visto da un'altra parte, e ho iniziato di nuovo a seguirlo. Penso che onestamente la musica, diciamo, si stia riprendendo. Interessa di nuovo il cantautore,
interessa quello che sa suonare, interessa quello che sa interpretare, e spero che un giorno ci siano più cantanti che trasmettano più persone e non pensano solo ai soldi. Parlando sempre di Sanremo 2021, quest'anno ti vedremo sul palco? Com'è nata l'idea di fare un format su YouTube e perché lo fai? Allora, dunque, è nata l'idea perché ho conosciuto una persona che si chiama Roby Laville, che saluto. Ciao! E abbiamo fatto un videoclip insieme. Dopodiché abbiamo deciso di fare questi vlog per vedere se le persone seguivano e ovviamente per far crescere di più il mio canale e la mia notorietà. Speriamo di essere seguito sempre da più persone e che vi piaccia questa idea che abbiamo avuto. La puntata finisce qui, vi saluto, vi mando un abbraccio e mi raccomando, vi ricordo, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo venerdì alle ore 10 come al solito. Ciao a tutti!